A me personalmente piace molto andare nei musei, soprattutto di genere artistico, ma anche storico, per conoscere appunto il passato. E trovo il Museo Gemma interessante perché è molto diverso anche dai musei che di solito frequento e che ci permette magari di conoscere pietre e risorse minerarie che normalmente, a cui normalmente di cui normalmente non verremo a conoscenza, e anche quello che trovo più interessante sono le risorse di meteoriti che sono conservate nel museo. Sicuramente il museo è poco conosciuto, io infatti prima di questa alternanza non avevo appunto la conoscenza e non me ne ero neanche mai accorta, pur passando spesso per queste vie, anche perché abito proprio in centro. E sì, quindi magari renderlo più aperto al pubblico e permettere di avere una maggiore affluenza. A me personalmente non dispiace andare a visitare i musei, specialmente i musei d'arte, magari li trovo un po' più interessanti che un museo storico. Questo Museo Gemma, nonostante sia piccolo, è comunque ben attrezzato e mi piace molto la varietà appassionando anche abbastanza una materia che non avrei mai
importante, e quindi la scoperta di, anche del territorio modenese, perché alla fine si parla anche di minerali rinvenuti negli Appennini modenesi, e è molto importante per chi appunto abita proprio nella città di Modena. Magari merita un'opportunità di essere visitato, di essere conosciuto da tutti i cittadini modenesi, perché